Si è chiusa da poco la seconda giornata di test ufficiali. Siamo qui con Max Biaggi. Max, adesso fa freschino, sto sostenendo, tu e la felpa sei più. Però fondamentalmente 2 giorni con tempo ideale per fare test. No, a parte un po' d'acqua caduta nella notte, dunque la mattina abbiamo avuto una pista agibile solo per un'ora, ma molto meglio qui sicuramente che in Europa, dove il freddo e la pioggia ci ha sicuramente danneggiato. Non abbiamo potuto fare tanti chilometri. Qui, se guardi bene, noi 2 dell'aprile siamo quelli che hanno fatto più giri proprio per cercare di capire il più possibile del materiale che avevamo a disposizione. Rispetto alla chiusura del campionato, come e dove è cresciuta la moto? Ma qui io sinceramente speravo un po' meglio e indubbiamente c'è ancora da lavorare per questo tracciato, perché da altre parti comunque un po' è cresciuto, l'ha dimostrato da metà campionato in poi, andavamo decisamente bene. Invece quel bene lì non è direttamente proporzionato a questo tracciato, dove in realtà è un po' più difficoltoso per noi. Beh, a vedere però i tempi, non tanto il tempo, la prestazione assoluta che non hai mai cercato, non è proprio il tuo, come dire, metodo di lavoro, però sul passo gara sei sicuramente tra i migliori in assoluto. No, in effetti non è male, ma non credo che siamo a posto per poter fare bene. E cercheremo di far bene, però non credo che lavorando questo weekend potremmo riuscire a risolverlo più di tanto. Diciamo, a metterci una toppa, una pezza, sì, però chissà cosa significa in ordine di risultati. Però quando poi è gara, lo sai, noi proviamo tutto quello che si può. Philippine non è sicuramente a livello di Brno come pista ideale, però ti abbiamo visto fare 2 anni fa 2 gare che poi si sono concluse come si sono concluse, incredibili per la voglia di rimonta dopo quello che era successo in Super Pole. Sì, ma diciamo che di 2 anni fa quella moto lì era. Questo è il tracciato ideale per una moto come quella. Dunque, dimostra che scusa, quelli che sono lì davanti sono tutti uguali. E niente, io sono con la mia Aprilia e cercherò di fare il massimo quello che ho, sicuramente.